Allora, lo so che le luci non sono delle migliori, anzi, qua c'è un gatto sulla sedia insieme a me, perché? Però in questa casa fa freddo e quindi stiamo tutti vicino al camino. Però mi sono arrivati ben 3 pacchi di Shein e quindi questo è pesantissimo. E quindi volevo fare un unboxing. Allora, primo pacco, io immagino siano di Shein perché arrivano dalla Cina. Vabbè, non ci resta che aprire per vedere cosa c'è. Allora, primo pacco. Che lo usiamo subito. L'ho ricomprato perché quello che avevo io straprofessionale con le luci, cazzi e mazzi, mi si è rotto dopo 2 giorni. Quindi ho detto vaffanbrodo, mi servivano 5 euro da spendere per... Ora devo capire come funziona. Dovevo spendere 5 euro per le spese di spedizione, se no avrei pagato le spese di spedizione. Allora, questo è va bene, lo puoi usare come selfie stick. Poi, istruzioni sono un optional in questo posto. Allora, ci sono delle frecce, girare. Allora, questo se lo tiro su, ok, selfie stick. Poi devo tirarlo su. Poi non ho capito. Ah, qua c'è il telecomandino. Dopo usiamo. Io non ho capito questo come si apre. Ah, devo tirare su qui. Ah, ho capito, ho capito. Adesso mi posiziono. Ah, e poi come si blocca però? Con questo? Forse sì, vediamo. No. Forse. In teoria può stare su, che non ho capito bene a cosa serva, e giù in piedi. Ma giù in piedi poi come lo blocco? E quando io lo... Vabbè, cerco di capire questa cosa. Niente, ci ho lasciato perdere anche perché ho visto che l'ho preso orizzontale. Invece io i video per il programma che ho li faccio tutti in verticale, quindi devo trovare un'altra soluzione. Ma vabbè, ci penso in un secondo momento. Comunque, anche per i viaggi questo è comodo perché è piccolo e fa sia da treppiedi che da... Come era messo dentro? Fa sia da treppiedi che da selfie stick, quindi è comodo. E ha il laccetto da mettere al braccio e l'ho pagato tipo non mi ricordo se 4 o 6 euro, però devo capire un attimo come procedere. Visto che sta arrivando Paolo, mi devo dare una mossa. Secondo pacco, camicia azzurra molto estiva, molto leggera e tra l'altro ha manica a 3/4. Non pensavo, ho preso una S, chissà se ci sta. Ma direi di sì, ma il colore non mi dispiace neanche. Vabbè, ma a me serviva più che altro per utilizzare il colletto per le camicie, quindi non mi dispiace, è molto leggera, ma la mettiamo a lavare. Un attimo solo, che devo andare. Ok, gatto, oggi è la giornata mondiale dei gatti, quindi lo lasciamo stare, però mannaggia, sto gatto, sempre a mezzo. Allora, veloce, veloce, veloce che sta arrivando Paolo. Ah, bene. Questo è uno spruzzino per la friggitrice ad aria, l'ho preso, perché quando cercate le ricette per la friggitrice in vetro, mai e mai poi avrei detto, quando cercate le ricette per la friggitrice ad aria, ti dicono 2, 3, 4 puff di olio. Puff è una sciaccata di questo. Perché serve per condire uniformemente ma senza stracondire, quindi magari un puff ma senza, non so se mi sono spiegato. Vabbè. Poi c'è un'altra scatola all'interno del sacco che non ho idea di cosa possa essere, ma mi servono le forbici, quindi lasciamo per ultima e passiamo. Allora, ho preso sicuramente delle camicie, adesso vediamo.
Allora, prima camicia, ammazza che bottoni. Non è proprio il mio genere. È un camicione lungo. È un camicione lungo più fuori, scusa. Mi sposto un pochettino, ma sempre al caldo. È un camicione lungo più corto davanti e leggermente più lungo dietro. Che voglio mettere, ma dei bottoni non me ne frega neanche particolarmente, perché lo voglio mettere con, vediamo se, vabbè, col volo. Chissà cos'ha. Ah no, questa serve per un'altra. Con questa qua, direi, vediamo. Con questa sopra. Che pensavo fosse molto più lunga, ma non mi dispiace per niente. Bella bella morbida. Questa è la taglia unica, bella morbida, bello il ricamo, mi piace. E vabbè, poi la proverò, vediamo. Poi ho preso un'altra camicia bianca, perché ne ho solo una nell'armadio, quindi ho fatto scorta di camicie bianche. Questa dovrebbe essere semplicissima, infatti lo è. Di questa ho preso idem una S e direi che ci siamo. Questa è normale, quindi manica normale e lunghezza giusta. E sopra ci voglio mettere questo. Quindi verrebbe così, tipo. Questo l'effetto, cioè senza manica ma con la manica della camicia. Poi vediamo ancora cosa c'è. Ho messo in piedi. Sempre con la stessa camicia, che quindi riprendiamo. Come l'ho messa? Sempre con questa camicia bianca qua. O forse con camicia, no, questa camicia bianca qua. Ho preso anche questa versione qua, beigetta. Quindi la camicia uscirà mentre il top crot. No, non è un top crot. È un semplicemente, tra l'altro sono morbidissime, non so che materiale sia, ma sono veramente veramente morbide ed è un po' la fantasia che va quest'anno, quindi contenta. Poi questo invece l'ho preso per Paolo, vediamo se è abbastanza grosso per Paolo, ma non credo, a vederlo così mi sembra piccolo. Ed è un contenitore, cioè un contenitore, un sacchetto. Sì, no, 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 ci sta. Per Paolo che si porta il mangiare a lavorare. Guardate che carino. È una borsa, una borsetta. E semplicemente all'interno ha questo materiale, della quale non conosco assolutamente il nome, che mantiene gli alimenti o caldi o freddo, o freddi. Essendo che lui, io gli do il thermos, ma poi glieli fascio nelle coperte, nelle, come si chiamano, i strofinacci da cucina per far sì che mantengano il calore. Ho preso questo che ho pagato tipo forse 4 euro e così è più comodo lui perché se la porta semplicemente così e con un panno è pulito ed è a posto. Poi sempre per lui ho preso, non questo, non questo. Ci arriveremo, magari non è arrivato. Quindi questo mi piace un sacco, domani glielo faccio già usare. Poi ho preso, ormai sto in piedi, ma sì. Ho preso questo qua che è un desnocciolatore, perché lo avevo ma mi si è rotto. Ok, praticamente si mette qua dentro o la ciliegia o l'oliva, io lo uso per le olive principalmente, fai così ed esce il nocciolo e ti rimane l'oliva desnocciolata, no? Questo qua io lo utilizzo tantissimo, soprattutto d'estate. Poi questo l'ho preso per sbaglio e dovrebbero essere 10 metri di luce, cioè non per sbaglio, senza tanto ponderare, ma non lo apro perché lo metto tra le cose dell'estate, sto già iniziando a comprare roba per l'estate e lo metto tra le cose dell'estate perché lo voglio poi mettere fuori. Poi ho preso, sempre per quanto riguarda la cucina, non ce la faccio più parlare, l'egg timer, che è quello che metti nell'acqua quando fai le uova e ti dice se sono cotte, medio cotte o ancora crude. Per le uova sode lo uso io. Poi, questo è finito.
Mutande, vediamo cosa sono. Enormi. Mi sembrano un po' grandine a vederle così. Boh, erano in offerta, ho detto le prendo. Voi adesso non vedete perché sono nero su nero, comunque sono delle mutande e ce ne sono 5 paio uguali e anche queste vanno a lavare. Poi, qua cosa c'è? Ah, qua c'è la tuta di Leo. Ho fatto tutto questo ordine solo per la tuta di Leo. Qua c'è la tuta di Leo con il Dynarus, che ovviamente è lunghissima, ma tanto cresce a vista d'occhio, con questa felpina che è leggera, quindi va bene per la primavera, e ha anche sempre il dinosauro, però secondo me con una maglia sotto all'asilo lui suda tantissimo, potrebbe andare bene, e direi che potrei mettere anche questa roba qua a lavare, già che faccio una lavatrice. Poi, questo invece me l'hanno omaggiato, pensavo fosse molto più piccolo, invece è molto grande, vediamo. Questo me l'ha omaggiato Shane perché avevo superato i 100 euro di spesa ed è un beauty case, giusto perché io non ne ho abbastanza. Vabbè, intorno sempre utili, devo aprire la scatola, un attimo solo. Chissà cosa c'è dentro questa scatola con scritto Cina, cioè con scritto in Cina. Sempre per quanto riguarda la cucina, questo lo voglio utilizzare quando cucino. Adesso vi porto. Funziona. Allora, questo è stretto così, però si allarga. Ah, c'ho l'arrotondito. Non so bene come. Cioè, penso con le brutte maniere. Si allarga sto coso. Dai, Valentina. Ah, così. Ok. Ho capito, ce la posso fare, vabbè, sarà perché è la prima volta. E diventa grosso così. E questo lo si appende al mobile della cucina per quando si cucina che dentro ci butti l'umido senza dover fare. Vi faccio vedere. Ovviamente io ho un culo pazzesco perché non mi si chiude il cassetto. Mannaggia, ho provato anche qua, ma non mi si chiude. Comunque, senza romperlo, la soluzione sarebbe questa: incastrarlo qua. Ah, no, ce la faccio. Ecco, così. Ok, quindi lui piccolino è così. Poi, vabbè, io adesso lo tolgo, cioè non mi sto con questo coso a vista, anche perché l'unico colore che c'era era questo. Comunque, poi voi lo aprite. Ora ho capito il metodo, questo è gommina, quindi si ripiega. Buttate tutto qua, quello che avete dell'umido, magari ci mettete già il sacchetto, poi prendete il sacchetto e ciao. E mi sembra una cosa molto intelligente quando si cucina, mi è piaciuta molto come cosa, quindi mi sono fatta prendere. E niente, vi saluto, riordino tutto questo macello che ho combinato per terra e sul tavolo e ci vediamo al prossimo video.